Direttore, ancora una volta nell'area Flegrea per parlare con i cittadini e renderle edotto di quello che sta succedendo. Sì, è un passaggio fondamentale il lavoro che si sta facendo da tempo, ma soprattutto in questi ultimi periodi è un lavoro importante sul territorio, con la comunità, con i sindaci, con il presidente della regione, con la comunità scientifica, con gli ordini professionali, insomma il sistema è tutto attivato. La cosa importante è che i cittadini sappiano quello che si sta facendo, quindi uno scambio franco, trasparente delle cose che conosciamo, dei progressi che si stanno facendo anche in ambito delle attività operative, delle pianificazioni. Ognuno deve fare la propria parte, le istituzioni e anche i cittadini, quindi il confronto serve a questo. Allora, il fenomeno, se parliamo del fenomeno, oggi appunto anche con l'Osservatorio Vesuviano daremo un quadro della situazione con gli eventi, con la parte bradisismica, quindi oggi i cittadini potranno conoscere, diciamo, anche le valutazioni più scientifiche. Dopodiché faremo anche un punto sulle attività in corso, sulla valutazione espeditiva della vulnerabilità, parleremo dell'esercitazione, insomma, parliamo di tutto ciò che c'è, diciamo, a corredo del piano bradisismico e poi anche in termini più generali sul piano vulcanico. Di suolo. Sicuramente, sicuramente non solo sull'aspetto vulcanico, diciamo, il tema del consumo del suolo è un tema che interessa molto, diciamo, molte parti del paese. È chiaro che laddove c'è una natura che ci ricorda che alcuni spazi sono naturali, questo problema risulta più evidente. Quindi, così come è avvenuto pure nella parte vesuviana, certamente il tema del consumo del suolo sarà un tema che va affrontato anche sulla parte flegrea. Allora, guardate, qua c'è un tema di consapevolezza. Questa, come altre, sono aree che quasi è costruito, si vive. Non vicino a un vulcano, ma dentro un'area vulcanica. Questa è una caldera, quindi sei dentro un vulcano. Quindi chi abita qui deve sapere che la possibilità, soprattutto dell'area bradisismica, è effettiva e del resto lo stiamo vedendo. Quindi bisogna avere consapevolezza di dove si è e prendere anche delle piccole misure precauzionali come quelle che lei ha evidenziato, ma questo basta che si va sui siti, per esempio, della regione, del comune, anche del Dipartimento di Protezione Civile, ci sono questi consigli. Ma soprattutto c'è bisogno di capire che siamo in un'area vulcanica, cioè prendiamone consapevolezza. Italo Giulivo, direttore responsabile della Protezione Civile della Regione Campania. Allora, siamo ancora nel pieno del bradisismo, qual è la situazione al momento? La situazione al momento è che rimane confermato una fase di attenzione, quindi un livello giallo, come confermato anche dall'ultimo aggiornamento fatto in Commissione Grandi Rischi, ancora venerdì scorso, il 3 maggio. È una situazione che viene costantemente monitorata dall'Osservatorio Vesuviano in particolare, dalla comunità scientifica in generale, e poi quando da loro verranno segnali che ci inducono a innalzare il livello di attenzione, la Protezione Civile si prepara e ovviamente ne parla con i cittadini, come si fa oggi a Bacoli, perché riteniamo che un cittadino informato sia un tassello importante della pianificazione di Protezione Civile. Direttore, ci stanno facendo dei controlli visivi sui fabbricati, sono sufficienti a monitorare la situazione? Dunque, i controlli visivi fanno parte di un iter che è previsto dall'articolo 2 del decreto legge 140/2023. Questo primo controllo visivo serve a fare una schedatura veloce per capire quali sono le aree del territorio soggette a una edificazione di maggiore vulnerabilità per anno di costruzione, per tipologia costruttiva o per, diciamo così, geometria di co costruttiva. Sulla base di queste saranno attenzionate le criticità facendo delle schede edificio per edificio e in quella fase sarà importante la collaborazione del cittadino perché dovrà autorizzare le squadre dei tecnici della struttura tecnica nazionale e della Regione Campania a entrare dentro gli edifici per fare un controllo più veritiero. Quando c'è da rassicurare, dobbiamo rassicurare assolutamente perché il primo presidio di protezione civile è rappresentato dai cittadini che vivono nel territorio, quindi più conoscono la realtà dei fatti e più sanno affrontare qualsiasi tipo di emergenza. Io faccio un raffronto rispetto a 8 mesi fa, quando c'è stata la recrudescenza bradisismica. Anche dopo scosse 2.1 di magnitudo, i cittadini chiedevano la chiusura delle scuole, evacuazioni. Oggi c'è una maggiore consapevolezza perché vedono che lo Stato è presente sul territorio, dal governo fino a giungere ai comuni. E
con questo grande evento, col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sicuramente diamo ancora maggiori certezze ai cittadini che devono chiedere per avere risposte dalle figure istituzionali, scientifiche e di governo. A che punto sono i controlli degli edifici? La Protezione Civile ha quasi completato un primo studio che riguarda un'analisi esterna degli edifici e quindi sarà poi completata e ci sarà comunicata nelle prossime settimane. Poi si passerà ad un controllo interno alle strutture, ma ad ogni modo noi come Comune, dopo l'ultima scossa di magnitudo che abbiamo vissuto 10 giorni fa, di magnitudo 3.9, abbiamo fatto più di 150 interventi in abitazioni e non vi è stato nessun danno strutturale. Soprattutto il controllo delle scuole per la sicurezza degli alunni. Quelle le controlliamo sempre, dopo ogni scossa, ma a Bacoli abbiamo fatto già negli anni scorsi interventi importanti sotto il profilo antisismico. Fondi vi sono per le strutture pubbliche, bisogna però aggiungere il sisma bonus, perché altrimenti non daremo la possibilità a tante famiglie di poter fare lavori antisismici laddove necessario. È come dire ad una famiglia, ad un malato, di essere malato per non dargli poi la giusta medicina. Riguarda il discorso della possibilità di dare il mal, ma che cosa si sente di dire alla popolazione? Allora, sembra quasi una novità, no? che il magma sia un po' alla base di questo sollevamento, il movimento, eccetera. Ma diciamo, leggendo anche quello che noi scriviamo da molti anni, da decine di anni, il gas che risale in superficie ha una deriva da degassamento magmatico. Quindi che il magma, la temperatura, il trasferimento di calore, il gas che risale sia magmatico, questo credo che l'abbiamo detto sostanzialmente in tutte le lingue. Il problema che forse non è stato detto abbondantemente è che ovviamente rispetto a questo serbatoio magmatico profondo, quello che noi diciamo quando diciamo non c'è risalita, ma non c'è risalita verso negli strati più superficiali, ovviamente, ma quello è il nostro obiettivo principale, capire e capire sempre meglio se c'è questa possibile differenza. Quello che ci dice l'attuale situazione deformativa, i terremoti, il gas che risale, eccetera, eccetera, ci dice che non ci sono variazioni significative nel sistema. Questo è l'elemento importante che mi sento di dire. Ora, sulle profondità possiamo speculare, chi dice 4, chi dice 5, chi dice 6, eccetera, eccetera. Sicuramente non c'è magma negli strati più superficiali della costa, questo è. Io sono tra quelli che hanno studiato l'eruzione di Montenuovo e sicuramente anche quell'eruzione ci ha insegnato una serie di cose e quindi quello che guardiamo è il complesso dei dati, proprio per capire questo. Va bene? Grazie. Grazie.